Ciao ragazzi e ciao ragazze, nuovo video, questa volta rossetti preferiti del periodo. Allora, mi levo gli occhiali, ma tanto so che dovrò metterli e toglierli per leggervi il numero dei rossetti. Vi faccio vedere al volo i rossetti che sto utilizzando di più in questo periodo. Io generalmente nella mia zona make-up ho tutti i rossetti e in più davanti ho due contenitori piccoli, tipo questo di latta, dove tengo i rossetti che uso più di frequente nel periodo, in modo tale da averli subito sotto mano. Diciamo che questi sono quelli che mi è capitato di utilizzare di più e quindi ho detto ve li faccio vedere al volo, magari qualcuna di voi ha spunto per comprarsi un rossetto nuovo perché magari le colpisce il colore, perché magari boh, le piace come mi sta, eccetera. Per quanto riguarda i rossetti, appunto, che utilizzo di più, il numero uno in assoluto è quello di Lush e si chiama Convinzione. È un color corallo meraviglioso. È un colore opaco, diciamo, lievemente brillante appena messo, ma poi si opacizza. Ha una durata estrema. Ha il pennellino fatto tipo quello di un gloss, però è appunto un rossetto. E ha un colore meraviglioso. Si può utilizzare, essendo un prodotto di Lush, quindi completamente naturale, anche sugli occhi e sulle guance come blush, ma io al momento l'ho utilizzato sempre solo come rossetto. Lo trovo meraviglioso, è il mio preferito ormai da credo un paio di mesi, e anche ieri sera che avevo l'esame di trucco fotografico avevo su questo perché è veramente un rossetto che secondo me ti dà una marcia in più. Ho fatto qualche foto e ho visto quanto rendeva bene, quindi mi è piaciuto un sacco. Poi un altro rossetto che utilizzo molto ultimamente è questo qua della penultima collezione di Kiko. Ora io ho un vuoto di memoria sulle collezioni, comunque quella che è uscita praticamente a fine primavera. Questo è il numero 01 ed è un bellissimo color nude. La cosa che mi piace di questo rossetto è che è molto idratante, quindi non secca e ha pure protezione solare. Ve lo faccio vedere vicino al rossetto di prima sulla mia mano. Io lo trovo molto 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 bello e è un rossetto veramente da tutti i giorni, quindi questo è uno di quelli che magari la mattina per andare a lavorare metto più di frequente. Per quanto riguarda invece i rossetti di Essence, mi sono piaciuti un sacco. Quelli della collezione, se non erro, Bloom Me Up, qualcosa del genere. Comunque questi qui, che ora vi dico anche come si chiamano, perché come al solito non me lo ricordo. Io ho una, esatto, la collezione era Bloom Me Up e i colori erano Rosy Top e Chasing Lady. Io utilizzo molto di più lo 02 Chasing Lady, ma devo dire che entrambi mi piacciono molto, sono tutti e due tendenti a rosa, uno più chiaro e uno più scuro, molto morbidi anche questi, molto idratanti. Ovvio la durata di questi due non è pazzesca, nel senso che comunque io già su di me non durano tantissimo, io dopo un'ora dovrei ritoccarlo, però appunto sono rossettini da 2,80 euro neanche, molto molto carini, secondo me adattissimi alle ragazze più giovani e mi piacciono parecchio, quindi trovo che siano comunque dei rossettini fantastici. Altro rossetto che mi è piaciuto un sacco e che vi ho fatto vedere ultimamente, probabilmente in un video I Love Shopping, è l'ultimo che ho preso da Avon, quello Bicolor. Non so se vi ricordate che da una parte è così e dall'altra è così. Ora lo so che la mia luce è una schifezza, provo a swatcharvelo. Allora, metto vicino al nude il colore più chiaro e di fronte quello più scuro. Ok, forse ci siamo. Anche questo super idratante, tenuta media, mi piace veramente un sacco. Trovo che sia, anche nella versione più scura, comunque un colore molto portabile perché è un color carne. E devo dire che non ero molto convinta della questione bicolor, diciamo, e invece mi sono ricreduta, è molto molto carino, molto utile, poi se dato dal lato giusto senza mischiare, io so che c'è chi dà il rossetto di punta e quindi poi diventa piatto e i due colori si vanno a mischiare, ma io che lo do praticamente in modo obliquo, quindi direttamente dalla parte del colore,
non ho nessun tipo di problema a livello di mescolanza. Ecco appunto, ho perso il tappo, ho fatto tutto ato slash al tappo del rossetto. Opla, scusate, ho dovuto salvare il tappo del rossetto dalle grinfie di Atos. E quindi nulla, devo dire che è un ottimo rossetto. Se, non so se ci sono ancora sul prossimo catalogo, ma se ci fossero, provo magari un'altra tonalità. Un altro rossetto che mi piace tantissimo, che questo qua ormai mi porto dietro da un annetto, ma ogni tanto ripesco, è il Tribal Summer, che è uscito l'estate scorsa, sempre di Essence, che è un fucsia intenso, meraviglioso. Questo lo metto un po' più di rado, però quando voglio un fucsia, poh, proprio di quelli che fanno breccia, direi che questo qua è fantastico. E poi ho ancora da farvi vedere un rosso per eccellenza, che è quello che mi ha regalato Gnappetta prima di entrare, oggi mi cade tutto, nella casa del GF. Questo qua non ricordo ancora la marca, nonostante ce l'abbia da già qualche mese. Questo qui è della Revolution e il colore è fantastico. Non trovo il numero, però vabbè, spero di riuscire comunque. Eventualmente ve lo scrivo nell'info box se lo trovo. È un rosso opaco pazzesco. Avevo postato delle foto su Instagram mesi fa appena me l'ha regalato ed era piaciuto un sacco. Io lo trovo meraviglioso. E ha una durata pazzesca, perché io lo metto magari alle 2:30 del pomeriggio prima di entrare a lavorare, esco alle 7:30-8 che ce l'ho su ancora, quindi meraviglioso. E poi direi che vi lascio con l'ultimo rossetto preferito del periodo, che è un rossetto di Astra. L'ho acquistato già da qualche mese, ma devo dire che è un bellissimo rosa nude che mi piace un sacco, ed è il numero 15. Opla. Ed è questo qua. Unico difettuccio, secca un po' le labbra, quindi questo qui cerco di non darlo mai 2 giorni di seguito, perché tende un pochino a seccarmi le labbra, quindi magari lo utilizzo una volta, poi per 2 giorni ne metto un altro, poi lo riutilizzo un'altra volta. Però molto molto carino, anche questo è una cifra veramente irrisoria, perché l'ho pagato meno di 4 euro, quindi meraviglioso. Ok, a questo punto direi che la carrellata dei miei rossetti preferiti del periodo ve l'ho fatta. Spero di avervi dato spunto per qualche nuovo acquisto, e se avete qualche rossetto da consigliarmi, lasciatemi un messaggino giù nei commenti. Per qualunque cosa sapete come trovarmi, perché nell'info box ci sono tutti i link a Facebook, Twitter, fanpage e di tutto e di più. Io continuo con la mia dislessia, direi. E nulla, a questo punto un bacio grande, se vi fa piacere darci un'occhiata io vi lascio comunque nell'info box anche sempre il link al canale del mio fidanzato che canta, quindi magari che chissà un produttore discografico prima o poi lo sente e gli fa fare qualcosa. Molto bene, così magari mi sposa, diventa ricco, mi sposa. No vabbè, cazzate, lasciate perdere, piccoli vaneggiamenti del momento. Ok, bacio, ciao!